Con questo emendamento viene esteso il limite, certo, del 31 dicembre 2016, non facendo decadere quelle posizioni che non sono oggetto del procedimento. In pratica l'obiettivo è di non pregiudicare l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice in riferimento ad imponibili non riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione. In questo modo si cerca di limitare questo ampio spazio di manovra concesso agli evasori che detengono capitali all'estero. È il caso di sottolineare, come hanno fatto i miei colleghi, che il testo, così come è formulato, crea una situazione di grave e inaccettabile disparità tra i cittadini italiani. Una disparità di trattamento tra cittadini che con grande difficoltà cercano di pagare le tasse, incorrendo eventualmente in un regime sanzionatorio particolarmente gravoso e cittadini che non solo evadono, ma vengono anche trattati con le buone maniere nel caso di collaborazione volontaria. Il nostro è diventato il paese delle sanatorie, considerato una sorta di toccasana nei momenti di particolare penuria di liquidità. Sulle sanatorie ci sono costruiti dei grandi disastri del nostro paese, dai condoni edilizi a quelli fiscali. Ma il più grande disastro è che si è riusciti a creare è la cancellazione della certezza delle regole. Questi interventi normativi, che vanno in deroga alla normativa vigente, rappresentano un esempio negativo per i cittadini, per gli imprenditori e per coloro che sono chiamati oggigiorno a rispettare una molteplicità di adempimenti. È il caso di sottolineare che un paese impegnato a recuperare ampie sacche di evasione dovrebbe evitare percorsi in cui si premia chi ha evaso e soprattutto dovrebbe rafforzare gli strumenti a disposizione delle istituzioni preposte a svolgere gli accertamenti e a scovare coloro che nascondono o non dichiarano capitali posseduti. Questo provvedimento va in senso contrario. Invece di dare strumenti all'Agenzia delle Entrate, ne comprime i tempi per gli accertamenti. Il rischio è quello che, nell'impossibilità di svolgere le verifiche per il tempo, le istanze possano diventare delle vere e proprie certificazioni. Con questo provvedimento si vuole restituire alle istituzioni preposte uno strumento efficace, cancellando una situazione di iniquità che si sta venendo a determinare. Grazie Presidente. Grazie a lei. Colgo l'occasione per salutare studenti e docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Umberto I di Ascoli Piceno che seguono i nostri lavori. Adesso andiamo alla collega Lombardi, ha facoltà di intervenire. Grazie Presidente. Allora, con le misure di cui al decreto in esame, all'articolo 1, il Governo sopperisce al buco di gettito generato dalla bocciatura del reverse charge IVA della grande distribuzione, così evitando l'entrata in vigore delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 1,632 della legge 190/2014, che era la stabilità dello scorso anno. In pratica, con il gettito già certo, poi certo, sappiamo che quando si fanno questi provvedimenti di certo c'è solo che ce ne sarà un altro di procedimento del genere. Comunque